Buongiorno, oggi parleremo di quella che è l'illuminazione stradale, quindi cercheremo di capire, analizzare quali sono le soluzioni illuminotecniche più idonee per le diverse tipologie di strade che abbiamo sul nostro territorio. In questa settimana abbiamo anche controllato e analizzato quelli che potranno essere poi successivamente i nostri prossimi incontri. A giugno avremo l'incontro sul benessere con la luce, quindi quello che è il potere naturale della luce. La luce, come ben sapete, è un ottimo strumento che aiuta quello che è il wellness, quello che è lo star bene, sia a livello di fototerapia, cromoterapia e via dicendo. Successivamente a luglio invece andremo ad analizzare un tema più architetturale, quindi quello che la luce fa sui diversi tipi di materiale, quindi come rendere bello un determinato tipo di materiale. E a settembre, dopo quella che è la chiusura estiva, andremo a analizzare la luce dinamica, cioè quindi quelli che sono gli effetti e i significati della luce dinamica dal punto di vista dell'architettura, toccando anche un po' quello che è il tema dell'intrattenimento. Se avete domande, mi raccomando, interrompeteci pure, potete tranquillamente cliccare sull'icona della mano e scrivere a sua volta o nelle chat o nelle question and answer ogni vostra curiosità, ogni vostra domanda. Noi saremo pronti a rispondervi nell'immediato o altrimenti se ci sono comunque domande di interesse, definiamolo così, pubblico per tutti voi, risponderemo a fine webinar, a fine incontro. Di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo appunto, come abbiamo detto, dell'illuminazione stradale. L'idea è quella di dare un piccolo incipit riguardo a quella che è la storia dell'illuminazione pubblica, illuminazione stradale. Successivamente andiamo a identificare la differenza che c'è tra illuminazione funzionale pubblica e illuminazione decorativa pubblica. Tutto ciò che è l'impatto sociale, quindi quello che in teoria noi architetti, ingegneri, lighting designer, pubbliche amministrazioni dovremmo fare a livello sociale su questa tipologia di illuminazione e come poi, secondo le diverse normative, dovremmo approcciarci ai diversi progetti e come correttamente installare la diversa illuminazione. Quindi numeri e storia. Prima di tutto cercare di capire qual è e che significato ha l'illuminazione pubblica. L'illuminazione pubblica, intesa quindi come illuminazione stradale, barra funzionale, è prima di tutto per quella che è la sicurezza del traffico veicolare, quindi automobilistico. Ma non esistono solamente le autovetture sulle nostre strade, ma bensì bisogna sempre andare a controllare anche quello che è la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti, quindi cittadini in generale. Tutto questo senza far mai mancare quello che è il tema della valorizzazione dei luoghi. Quindi riuscire, pur illuminando semplicemente una strada, dare la possibilità di garantire quella che è la fruizione degli spazi. In poche parole, quando io parlo di illuminazione pubblica funzionale, non devo quasi mai dimenticarmi anche di quella che è l'illuminazione decorativa. Considerate che in Italia oggi il 19% dell'energia elettrica è consumata per illuminare. Se noi oggi andassimo a sostituire quelle che sono le tecnologie obsolete, di cui oggi installate ben il 75% sul nostro territorio, andremmo a risparmiare il 57% di tutto quello che è l'energia a pompa elettrica che mediamente oggi i nostri comuni, le nostre amministrazioni spendono per illuminare le nostre città, le nostre strade. Ma che cos'è la storia dell'illuminazione pubblica? È molto interessante, ci siamo già incontrati qualche mese fa parlando di quella che è la city beautification, ossia far bella la città. Se mai per curiosità avete voglia di riascoltare il webinar che è registrato sul nostro sito inerente alla City Beautification, oppure fare voi uno studio, vi divertirete molto. Proprio perché c'è tutta una filosofia, una poesia dietro quella che è l'illuminazione delle nostre città. Considerate che le nostre città, fino a qualche tempo fa, erano unicamente illuminate
solo per ordine pubblico, nel senso che le strade erano illuminate con quelle che erano le candele, ossia all'inizio era solo fuoco. Se fosse stata Milano, io come milanese quindi la prendo come prima città, ma Roma, qualunque altra città italiana, Parigi, Londra, Vienna, Berlino, quindi New York, erano tutte illuminate con le cosiddette candele. Considerate che addirittura nel 600 in Francia era stato richiesto da quello che era il re francese di andare a porre sui davanzali dei primi piani delle candele. Queste candele fungevano proprio da illuminazione stradale, quello che è il nostro lampione. Ma successivamente dall'illuminazione a fuoco si passa all'illuminazione a gas, se non addirittura con l'illuminazione del petrolio, per arrivare alla fine dell'Ottocento con la luce elettrica. Considerate che con l'invenzione della lampadina incandescente, una città come New York era illuminata con le lampadine incandescenti, quindi potete pensare quello che era il consumo, oltre che di energia, tutto quello che poteva essere anche la semplice manutenzione a livello di cambio lampade all'interno di una città come quella. E quello che invece può succedere nel nostro paese. Milano, per esempio, nel 1877 alla prima dimostrazione di quella che è la lampada d'arco in Piazza del Duomo, con questa tipologia di lampada poi verrà illuminata buona parte della città. Logicamente quando si parla di città in questo periodo si parla del centro cittadino, quindi quella che era una galleria Vittorio Emanuele o una piazza della Scala. Idem accadde anche a Torino nel 1884. Venezia invece iniziò in qualche modo alla fine del 1800 a utilizzare l'elettricità, ma solamente nel 1922 decide di sostituire tutta quella che era la tubatura a gas, quindi l'illuminazione a gas, con una illuminazione elettrica. A Firenze invece nel 1887 parte del centro cittadino, definiamolo così, quindi quella che era via dei Calzolari, piazza della Signoria, venne illuminata con illuminazione elettrica per l'arrivo dello zar. Poi abbiamo altre città, come per esempio uno scoop è la città di Avellino, che addirittura è una delle piccole città, 1888, che addirittura è precursore di una città come Napoli, che decide di andare a sostituire la sua illuminazione vecchia con quella che è l'illuminazione elettrica. Napoli comincia anche lei alla fine del Novecento, alla fine dell'Ottocento, a introdurre l'energia elettrica, per arrivare poi a quelle che è una città come Roma, quindi la capitale, che nel 1909 costruisce la sua prima centrale elettrica solo per l'illuminazione pubblica del suo sistema, e idem vale con la città di Palermo. Palermo addirittura poi illuminerà totalmente la sua città solamente nel 1928 con l'energia elettrica. La storia quindi dell'illuminazione funzionale e pubblica, quindi che sia city beautification e che sia illuminazione stradale, ha un suo percorso ben preciso. Quindi voi considerate che fino al 1910 l'illuminazione comunque era unicamente atta per la salvaguardia, definiamola così, del cittadino, ma è solamente nel 1960 che si inizia a considerare la città anche come monumento, e quindi l'illuminazione non è più solamente funzionale, ma bensì risulta anche essere decorativa, con la nascita nel 1980 appunto di questo termine, viene coniato questo termine che è proprio city beautification, cioè rendere bella la città. Considerate che nel 1932, così come è scritto in questa slide, nascono le cosiddette lampade al sodio a bassa pressione, quindi quelle lampade che ancora oggi in qualche via delle nostre città sono presenti, ossia quelle lampade gialle, 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 con una temperatura di colore di 2000 gradi Kelvin. L'illuminazione pubblica a questo punto ha tutto un suo percorso, non solamente a livello storico, quindi con l'inizio del fuoco, con la successiva inserimento delle lampade a gas, a petrolio e dell'elettricità, ma nel momento in cui entra a far parte dell'illuminazione delle nostre città l'elettricità, c'è tutta un'evoluzione anche nella scelta della lampada. Abbiamo detto che 1932 nasce la lampada al sodio, ma superata la lampada al sodio iniziano quelle che sono delle nuove situazioni, come per esempio il desiderio di andare a sostituire questa illuminazione gialla con quella che può essere un'illuminazione che più si avvicina alla luce naturale, quindi con l'inserimento di quelle che sono alcune lampade come le lampade a ioduri metallici, fino ad arrivare oggi alla sostituzione con quella che è invece la piastra LED, quindi quella che potrebbe essere un LED.
Dopo che abbiamo quindi identificato quella che è la storia dell'illuminazione funzionale stradale barra decorativa, cerchiamo proprio di andare a capire che differenza c'è tra illuminazione funzionale e illuminazione decorativa. Considerate che la differenza è ben netta, penso che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Quando parlo di illuminazione funzionale, penso a quella che è la sicurezza di tutti gli effetti, quindi la sicurezza veicolare, la sicurezza del pedone, la sicurezza del ciclista, la sicurezza, come abbiamo detto, del cittadino. Dall'altra parte, quando parlo di illuminazione decorativa, parlo di un'illuminazione che va a esaltare, a risaltare quella che è la nostra città, quello che è il nostro contesto urbano, ma l'una non deve mai dimenticare l'altra. Quali sono quindi le qualità che una tipologia di illuminazione deve cercare nella luce? Quando parlo di illuminazione decorativa, io punto sulla qualità della luce, ossia quella che potrebbe essere un'illuminazione con una luce con tonalità particolari a seconda della tipologia di struttura, di monumento, di materiale che devo andare a illuminare. Dall'altra parte, quando parlo di illuminazione funzionale, punto in particolar modo su quella che è l'efficienza energetica. Non peraltro, fino a poco tempo fa, la lampada che veniva utilizzata, la lampada appunto al sodio a bassa pressione, 2000 gradi Kelvin, che è la lampada che ha quel rapporto lumen-watt, quindi efficienza, effettivamente migliore, mettiamola così, rispetto alle altre lampade oggi in commercio. Oggi, fortunatamente, proprio per una sicurezza stradale, come appunto vedremo, questa lampada sta per essere sostituita, per essere superata. Ma cosa bisogna fare nel momento in cui io mi approccio in quello che è un progetto illuminotecnico funzionale, definiamolo stradale? I nostri comuni dovrebbero possedere tutti il cosiddetto piano regolatore della luce, il cosiddetto PRIC, piano regolatore dell'illuminazione comunale, il quale mi va a vagliare esattamente quella che è la nostra città, quindi mi va a definire tutte quelle che sono le diverse tipologie di strade, quindi strade esterne, radiali, interne, in cui mi vanno a identificare anche i diversi posizionamenti dei pali e le diverse situazioni illuminotecniche che ci sono, in maniera tale che se mai ci fosse un guasto, ipotizziamo, l'amministrazione sa esattamente dove andare a colpire, quindi considerate che è sia a livello progettuale che a livello di manutenzione uno strumento ottimo per la nostra società, per il nostro contesto urbano. Ma la luce a questo punto risulta sia un elemento funzionale, ma è anche uno strumento politico-gestionale, proprio perché in ogni caso l'illuminazione funzionale non deve mai dimenticare quello che è il tema decorativo. Quindi la luce si rende sicura nelle nostre città, ma migliora l'immagine di quello che è il nostro contesto cittadino, ossia rivitalizza la comunità. In qualche modo aree che solitamente potrebbero non essere vissute in ambito notturno con una buona illuminazione portano ad essere vive, quindi piazze, giardini, parchi che normalmente in ambito notturno non sono assolutamente frequentate con una buona luce, queste aree possono diventare invece dei luoghi di comunità, dei luoghi di frequentazione. Ecco allora che la luce diventa a tutti gli effetti questo strumento politico, uno strumento politico che deve puntare a una buona illuminazione, che a sua volta ha degli ottimi investimenti e dei benefici. Quando parlo di buona illuminazione, appunto, è perché va a ridurre quello che è il numero degli incidenti, quindi apporta l'in più di sicurezza per il cittadino e aumenta proprio la presenza dei luoghi di convivialità, quindi illuminazione funzionale barra decorativa, devono sempre viaggiare di pari passo. Nel frattempo, quando parlo di investimento, è perché logicamente noi cittadini siamo i primi ad accorgerci se l'illuminazione della nostra via viene modificata, nel bene o nel male. E successivamente, a livello di beneficio, si parla sia di valorizzazione della città, quindi city beautification, facciamo bella la nostra città, ma nel frattempo anche ottimizzazione dei costi, ossia tutto quello che è, appunto, definiamolo il cosiddetto risparmio energetico di quel 19% di consumo energetico che la nostra città spende per illuminare appunto le proprie strade. Guardiamo questa planimetria, ossia questa immagine l'avevo appunto già mostrata quando parlavamo della city beautification,
Ossia questa immagine, soprattutto pensate che è un'immagine del 2002, quindi 12 anni fa, cosa era il nostro mondo rispetto a quello che potrebbe essere oggi nel 2014? Cioè guardate quanta luce c'è, luce che a volte è luce inutile. Appunto, se noi andiamo a controllare qualche dato, ci rendiamo conto che esistono alcune aree italiane che hanno dei consumi energetici molto alti. Considerate che la regione che spende di più a livello energetico per illuminare le nostre città è la Lombardia, che è quasi al pari di tutta quella che è l'illuminazione del sud Italia. È vero sì che la densità abitativa della Lombardia è molto più elevata, ma spesso ci troviamo ad avere comunque delle illuminazioni non consone per quello che è, per quella che è l'area che stiamo considerando. Ed ecco che quindi quello che si va a capire è che di media un impianto di illuminazione stradale urbana viene stimato circa 25 anni. Noi in Italia abbiamo degli impianti esistenti che vanno a superare addirittura i 30 anni, quindi sono totalmente impianti che possiamo andare a considerare obsoleti, quindi sono impianti vecchi. Considerate che di media un punto luce oggi installato nelle nostre città è di 162 watt. È tantissimo. Se considerate quanti sono i pali, cioè quanti sono i punti luce, quante sono le armature stradali che mediamente riempiono tutto quello che è il tratto stradale che, per esempio, questa mattina abbiamo percorso per andare in studio, per andare in ufficio, per andare al lavoro. Ecco che quindi tutto ciò avviene proprio a causa di questo utilizzo ancora o non smantellamento di, definiamole appunto, installazioni obsolete. Quando parlo di installazioni obsolete, ci sono installazioni vecchie, vecchie che non hanno più che non hanno ancora quella tecnologia che oggi è stata studiata per evitare, per esempio, la dispersione del flusso di luce verso l'alto, quindi il cosiddetto inquinamento luminoso, che è molto sottolineato dalle diverse leggi regionali che abbiamo presenti sul nostro territorio. Sono di difficile manutenzione. Sono esteticamente a volte non più particolarmente piacevoli e oltretutto le ottiche utilizzate sono ormai delle ottiche aperte e quindi che non vanno a appunto a studiare quella che è la direzionalità del fascio di luce là dove serve. Ma a questo punto la nostra società cosa deve fare? Ossia le nostre amministrazioni comunali, ma anche noi come operatori del settore, cosa dovremmo fare a livello sociale per riuscire a migliorare questa situazione? Prima di tutto abbiamo tre elementi fondamentali. Abbiamo detto che la luce urbana, definiamola funzionale e decorativa, nasce per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti, sì, quindi sia a livello automobilistico che del pedone, ciclista, quindi del cittadino. Questa luce che comunque mi previene e mi aiuta a livello di sicurezza deve essere una buona luce, quindi non solamente funzionale, ma anche una luce estetica. Io quindi, addetto nel settore, devo guardare anche la qualità della luce che vado ad inserire, senza mai dimenticarmi comunque la riduzione dei costi. 19% è il consumo che le nostre amministrazioni fanno nel globale del consumo elettrico per illuminare le nostre città, potrebbero andare a risparmiare il 57% se andassero a sostituire le vecchie lampade, quindi definiamo le soluzioni obsolete, con la nuova invece tecnologia. Ecco allora quella che è la responsabilità sociale nel tema della riduzione dei costi. Prima di tutto, appunto, andiamo a sostituire con nuovi strumenti tecnologici. In questo caso possiamo parlare, per esempio, di quella che è la sostituzione con alcune apparecchiature, con apparecchi a LED, con armature a LED, ma altrimenti anche con quella che potrebbe essere un'illuminazione con lampade a LED metallici. Riuscire ad avere quello che è il piano regolatore dell'illuminazione comunale all'interno del nostro ente, in maniera tale da poter vagliare esattamente le tipologie di apparecchiature installate e capire se sono obsolete o meno. A livello di manutenzione, questo è importantissimo, quindi non aspettare che la signora che abiti al primo piano nella determinata via che hanno il comune per dire che è saltata la tale lampadina. Ma così noi riusciamo a identificare esattamente, programmando le diverse sostituzioni delle lampade, riuscire a creare dei contratti di fornitura energetica,
con le diverse società elettriche oggi presenti in Italia. Quindi sono elementi fondamentali. Tutto questo, per esempio, mostrando anche delle immagini. In questo caso stiamo guardando quella che è l'immagine di un sentiero, definiamola così, quindi quello che potrebbe essere una passeggiata all'interno dei condomini con un'illuminazione SAP, quindi sodio ad alta pressione, quindi una tonalità di luce calda, di 70 watt. Ecco, questa stessa soluzione è sostituita con delle armature totali, quindi, o meglio, con degli apparecchi di arredo urbano in cui vengono montate invece delle tecnologie LED. Da 70 watt passiamo a 30 watt, la quantità di luce è la stessa. Se notate, anche la qualità non è più la stessa, ossia io adesso vedo il verde del mio prato, io vedo esattamente quelle che sono le caratteristiche dell'area che sto percorrendo, con un risparmio del 57%. Ma esiste una domanda che viene posta proprio per la riduzione dei costi, ossia, ma come mai se io ho delle aree che non sono percorse in ambito notturno, perché si illuminano? Considerate che la norma oggi, la norma per illuminazione stradale, questo tema in qualche modo lo tocca, ossia quando chiede durante le ore notturne, laddove non c'è più quella percorrenza tipica che si può avere nelle ore di punta, è possibile andare a abbassare il quantitativo di luce, illuminamento o luminanza. Quindi è fondamentale questo tema. E questo è possibile unicamente attraverso il cosiddetto controllo. Considerate che in Italia solo l'1% dei nostri impianti è controllato e se noi potessimo andare a controllare i nostri impianti riusciremmo ad andare a risparmiare fino al 60-80% del nostro consumo energetico. A questo punto, nel momento in cui il nostro impatto sociale punta su quella che è la riduzione dei costi, quindi risparmio energetico, possiamo andare a toccare anche il tema di quella che è la sicurezza. La sicurezza in questo caso del ciclista, del pedone, del cittadino a tutti gli effetti. La luce deve portare a sicurezza. Quando parlo di sicurezza, quindi vuol dire riconoscere chi mi viene incontro, riconoscere il volto, riconoscere gli ostacoli. Quando dico che non tutte le aree devono quindi essere perfettamente illuminate nell'arco del periodo notturno, vuole dire che la luce deve esserci, la luce dove e quando serve, ma sempre sicura. Quindi quando utilizzo il controllo lo porto sempre a pensare a quella che è la sicurezza del pedone. Considerate che tutto ciò, quindi questa tipologia di sicurezza, il vedere l'ostacolo, il vedere chi mi viene incontro, è data proprio dalla scelta della buona illuminazione. Vedete appunto queste due immagini, è lo stesso identico contesto, è un, chiamiamolo un remake, un relamping, una risistemazione di quello che è uno svincolo, un incrocio. Notate le differenze di quelli che sono appunto i particolari che io posso notare aumentando la luminosità nella fotografia in basso con la luce bianca, quella che è la migliore resa cromatica, non peraltro la normativa dice che l'utilizzo delle lampade che hanno una buona resa cromatica, intorno ai 70 posso addirittura andare a aumentare quella che è la soglia o perlomeno la categoria in cui andrò a inserire la mia strada per il calcolo illuminotecnico. L'area mi risulta più naturale con una luce bianca di alta qualità e riesco appunto a individuare tutte le diverse situazioni. Questo è molto molto importante, come per esempio in una situazione che siamo a Firenze, io a questa distanza riesco a identificare quello che è il volto del cittadino che in questo momento mi sta percorrendo appunto il marciapiede. Questa quindi è sicurezza, sicurezza intesa come io riesco a individuare i volti, le persone che mi vengono incontro, sicurezza proprio del cittadino. Ma poi c'è proprio la sicurezza intesa come sicurezza automobilistica, quindi la cosiddetta guida. Ed ecco che la sicurezza dipende dal livello di visibilità. O meglio, una luce bianca mi permette appunto di identificare gli ostacoli, così come valeva per il cittadino. Mi dà una maggiore visibilità, mi permette di andare a rilevare i diversi movimenti che avvengono sui lati della strada. Elemento fondamentale se mai qualcuno ci attraversasse la strada mentre noi stiamo guidando. Questa per esempio è Catania. Potete e sapete dirmi di che colore sono,
le piante, o meglio i fiori di queste piante, con questa illuminazione al sodio da 150 watt? Direi di no. Ecco, questa è l'immagine con la sostituzione delle sorgenti a LED. Oppure una situazione del genere, mi sapreste individuare o di che colore sono le due macchine parcheggiate, oppure il primo palo che è a lato della palma, quindi subito a sinistra delle immagini? Ne dubito. Queste macchine sono una grigia e una blu e il nostro palo è rosso. Quindi potete immaginare la capacità della luce bianca che ha sull'illuminazione stradale. Questo è fondamentale quindi su quella che è la prevenzione, perché no, degli incidenti a tutti gli effetti. Importante quindi nell'illuminazione è anche, come abbiamo detto, che l'illuminazione funzionale deve viaggiare di pari passo con la bellezza della città, quindi saper valorizzare la città. E in questo caso abbiamo esempi come può essere Piazza Primo Maggio a Udine, questa piazza che in qualche modo si ripropone quasi come se fosse illuminata con una luce solare, quindi una luce bianca, o quello che è l'Eur a Roma, che in qualche modo permette quindi una bella e romantica passeggiata notturna. Oppure quello che potrebbe essere il centro di Treviglio, dove l'illuminazione, quella che è l'installazione, è rimasta l'illuminazione tipica, quindi quella tipica lanterna, ma alla lanterna internamente è stata sostituita la vecchia lampada a sodio a bassa pressione con le lampade a ioduri metallici, comunque sempre a tonalità calda, 2800 gradi Kelvin, ma con una migliore resa cromatica. Fondamentale quindi per andare a distinguere i diversi colori e distinguere i diversi ostacoli, i diversi pericoli. A questo punto, come andare a illuminare secondo le normative? Le normative, come abbiamo detto, sono fondamentali. In teoria, chi è l'addetto ai lavori, illuminazione, in questo caso stradale, deve stare molto attento a seguirle. Qui abbiamo un'immagine, per esempio, che ci va a mostrare come in questo tratto autostradale quanti pali ci sono. Sembra quasi un alveare di pali, che comunque per la maggior parte servono sicuramente a ben poco. Ecco quindi che l'obiettivo dell'illuminazione stradale è saper progettare l'illuminazione di una strada secondo le normative, elemento importantissimo. Ecco quindi che l'illuminazione stradale deve puntare, come abbiamo detto, a garantire la sicurezza del traffico veicolare, senza mai dimenticarsi dei pedoni, dei ciclisti e dei cittadini in generale, non dimenticando mai l'illuminazione decorativa, elemento fondamentale. Ma tutto ciò avviene attraverso determinati strumenti progettuali. Considerate che io parlo, quando faccio un calcolo illuminotecnico stradale, di illuminamento o illuminanza. Devo stare attento all'abbagliamento, fondamentale per chi è, per esempio, alla guida, quella che è la resa cromatica, la tonalità della luce e l'efficienza della lampada che andrò ad installare. Tutto questo senza mai dimenticarmi appunto dell'economia dell'impianto. La normativa quindi che mi porta ad analizzare tutti questi elementi è la UNI 11248, la quale mi permette di andare a definire la categoria della strada, che successivamente con la UNI 13201/2 riuscirò a dare i cosiddetti dettami illuminotecnici, quindi quelli che sono i requisiti prestazionali, per poi riuscire a fare un buon calcolo con la 13201/3 e dopo l'installazione riuscire a misurare quello che è il risultato che ho dato, ossia la 13201/4. Ecco che quindi il mio strumento progettuale inizia con la categoria di strada, ossia riuscire a dare quella che è la nomenclatura alla strada, cioè riuscire ad individuare con una, per esempio con una lista come questa, che tipologia di strada io ho di fronte. Quindi se è un'autostrada, se è una strada urbana di scorrimento, chiamiamole le cosiddette superstrade, per arrivare alle strade cittadine, tutte con una categoria illuminotecnica di ingresso differente, e a seconda della categoria illuminotecnica di ingresso io andrò a cercare o la luminanza, candele su metro quadro, oppure l'illuminamento, ossia i lux, quindi quella che è la quantità di luce che io ho, per esempio, sul manto stradale. Quindi da una parte a me interessa andare a capire quant'è la luce che mi arriva negli occhi, quindi la luminanza, dall'altra parte io vado invece a calcolare quant'è la luce che ho sul manto stradale. Dopo che ho identificato le diverse categorie, quindi se è una categoria stradale, se è una categoria del centro abitato, passerò a quella che è la UNI
13201/2, che mi va a identificare i quantitativi, quindi a livello proprio di numero, quanti lux o quante candele sul metro quadro devo andare a trovare nel tratto stradale identificato, oppure quanta è l'uniformità che mi serve, oppure l'abbagliamento o quella che è il surround ratio, ossia l'illuminazione sul laterale. Considerate che sono tutti elementi fondamentali. Ecco che quindi ciò che io dovrò andare a calcolare appunto è, oltre all'illuminanza, oltre all'illuminamento a seconda della tipologia di strada, ecco che avrò appunto l'uniformità generale, l'uniformità generale calcolata per ogni osservatore, che è il rapporto tra luminanza minima su luminanza media, oppure quella che è l'uniformità invece longitudinale, che a differenza dell'uniformità generale che punta più alla sicurezza, questa punta più sul comfort, che è il rapporto tra luminanza minima e massima. Considerate che questi temi li andremo ad analizzare tra qualche webinar, se non sbaglio, intorno al mese di novembre-dicembre, proprio perché toccheremo totalmente il tema delle normative per l'illuminazione stradale. Ecco che abbiamo diversi elementi. Abbiamo poi l'elemento dell'abbagliamento, che di per sé è l'elemento che effettivamente crea il problema dell'incidente stradale, ossia quant'è la luce che effettivamente, luce nociva, mi entra negli occhi, che viene identificato con il termine di incremento di soglia, per poi avere questa tipologia di abbagliamento che è data dalla luminanza di velo, che possiamo vedere in questa immagine. Appunto, se voi notate in questa immagine abbiamo la stessa identica fotografia e se vedete viene identificato nel tondo giallo quello che è un pedone. Abbiamo difficoltà nelle immagini di destra ad andarlo a identificare proprio perché abbiamo questa luminanza di velo che, come se fosse nebbia, non ci permette la perfetta visione di quello che è tutto l'insieme. Per arrivare poi alla cosiddetta visione periferica, la visione periferica, ossia l'illuminazione di contiguità, il surround ratio. La strada, quando facciamo un progetto illuminotecnico, non si conclude nella corsia, ma va a guardare anche quello che è al di là del cordolo, al di là del marciapiede, che prende, per esempio, potrebbero essere le corsie di emergenza, ossia quegli elementi che in qualche modo possono portare all'interno della nostra corsia il cosiddetto ostacolo, per esempio il pedone che ci può attraversare la strada. La normativa oggi non chiede più solamente l'illuminazione orizzontale o la luminanza, ma bensì ci chiede anche l'illuminazione verticale, ossia l'illuminazione del modellato, come abbiamo detto, perché porta anche a riconoscere non più solamente l'ostacolo stradale, ma bensì anche tutta quella che è l'ostacolo per il pedone, per il cittadino. È un elemento molto fondamentale. Non peraltro proprio viene nomenclata con diversi livelli di illuminamento verticale a seconda della tipologia, categoria di strada che sto andando a studiare. Ecco che quindi io quello che dovrò fare nel momento in cui inizierò un progetto illuminotecnico è, prima di tutto, capire effettivamente la categoria di strada che sto andando a studiare, autostrada, strada, centro cittadino. Ricordatevi che questo è un lavoro che solitamente viene fatto insieme all'ente comunale, non fa semplicemente solo il progettista illuminotecnico, anche se oggi il progettista illuminotecnico risulta essere una figura più che importante dato che firma il progetto. E successivamente, dopo aver identificato la categoria d'ingresso, comincerò a analizzare i diversi punti per dare la migliore illuminazione sul tratto stradale che ho intenzione di studiare. Dopo aver analizzato la tipologia di strada, quindi secondo le diverse normative, quindi se diciamo ho il mio centro cittadino, devo, con il quale mi vengono richiesti determinati quantitativi di lux, perché nel centro cittadino mi vengono richiesti lux per la normativa, dovrò dare la cosiddetta corretta installazione, ossia come andare a posizionare i pali. Abbiamo diverse possibilità, l'unilaterale, l'alternata, quella che è la facciata centrale e la catenaria. Ogni situazione ha una sua ben precisa installazione, ha una sua ben precisa, definiamola location. Quando parlo di unilaterale,
quando utilizzo la unilaterale? Normalmente l'unilaterale ha un ridotto costo iniziale, logicamente spendo meno in quelli che possono essere i tagli. Ho una buona guida visiva perché in qualche modo mi va a identificare quello che è la linea, quindi il percorso della mia strada. Gli svantaggi è che spesso mi trovo quella che è la corsia opposta, poco illuminata. Considerate che solitamente i rapporti che vengono utilizzati è che l'altezza del palo deve essere maggiore rispetto a quella che è la larghezza del tratto stradale, che la larghezza del tratto stradale che si deve utilizzare deve andare da 4 metri fino a circa 10 metri e l'altezza del palo va dai 6 ai 12 metri. Quindi questi sono dei elementi standard che vengono utilizzati. Considerate come poi, comunque, bisogna, come in tutti i calcoli illuminotecnici, tutto questo deve essere pensato previo poi quello che è proprio il calcolo illuminotecnico attraverso un software illuminotecnico. Alcuni esempi, in questo caso siamo in Francia, quella che è un'illuminazione con apparecchi a LED di un tratto stradale, oppure Firenze. Firenze in questo caso, questa strada cittadina che abbiamo visto precedentemente con il pedone che camminava nel marciapiede, come perfettamente illumina il tratto stradale, o quello che è in provincia di Verona, Soave, illuminazione a tutti gli effetti unilaterale. Successivamente c'è la cosiddetta alternata, chiamata anche qui in corsa. Il vantaggio è l'uniformità. Gli svantaggi sono gli investimenti iniziali, logicamente utilizzo più pali, logicamente il progetto illuminotecnico è molto più studiato, è molto più approfondito e mi cambia tutta quella che è la concezione dell'interdistanza. Ecco che quindi io, anche in questo caso, l'altezza del mio palo si troverà sempre quella che è la larghezza della mia strada. Di media la strada ha una larghezza che va dai 7 metri ai 10 metri e mezzo, quindi comunque più larga rispetto a quella che è l'illuminazione unilaterale, e il palo va dagli 8 ai 12 metri. Precedentemente nell'unilaterale parlavamo di 6 metri fino ai 12 metri. Questa illuminazione è spesso utilizzata, per esempio là dove abbiamo le autostrade, una situazione come Madrid ci presenta questa illuminazione, definiamola quinconce, con una luce bianca, oppure a Catania, su quello che è il lungomare di Catania, o un tratto stradale, come può essere questo centro cittadino, sempre in Spagna. Quindi abbiamo illuminazione con installazione unilaterale, illuminazione con installazione alternata o quinconce, e successivamente la affacciata. I vantaggi sono l'uniformità, io a livello di strada a questo punto ho un'uniformità longitudinale e generale perfetta. A livello invece, e oltretutto quindi a livello anche estetico, diciamo ottimale, gli svantaggi è l'investimento iniziale, che in qualche modo aumenta di gran lunga tutto quello che è appunto il quantitativo di pali che vado ad installare. Anche qui i rapporti sono differenti, ossia che di media quella che è la larghezza della strada può essere anche addirittura uguale al doppio di quella che è l'altezza del palo. La strada può essere molto più ampia rispetto a quelle che erano le differenti precedenti installazioni viste. Quindi questo è un ottimo modo per illuminare le nostre strade, considerando che in qualche modo abbiamo un costo maggiore a livello di installazione del palo stradale, quindi dei pali stradali e anche delle armature. È logico che in una situazione del genere le interdistanze tra un palo e l'altro saranno maggiori, per esempio, rispetto a quella che potrebbe essere la soluzione della unilaterale. Alcune soluzioni, per esempio quello che potrebbe essere il viale Firenze a Foligno, in questo caso vengono utilizzate delle particolari armature stradali che hanno più un aspetto di arredo urbano, proprio perché in questo modo ho la possibilità di illuminare in maniera molto più uniforme, quindi anche quella che è l'apertura del mio fascio luminoso, quindi della distribuzione del mio fascio luminoso, non necessariamente comporta quella che è la staccatosta, quindi quell'apertura laterale della mia ottica. Oppure quello che potrebbe essere una situazione più stradale nei Paesi Bassi, per arrivare in America, anch'essa, con un'installazione con armature o meglio apparecchi di arredo urbano e non prettamente armatura stradale.
altro modo per andare a illuminare, questo per lo più utilizzato, definiamoli, nelle strade di alta percorrenza, sono le installazioni centrali, quindi definiamoli nel parterre centrale tra le due carreggiate. Ecco che questo porta a una perfetta uniformità, una ridotta dispersione, una ridotta spesa a livello di costo di installazione, perché logicamente quello che qua faccio rispetto alla affacciata è che ho un solo palo con due bracci e due apparecchi. Gli svantaggi è che spesso, se logicamente mi trovo ad avere delle carreggiate, delle corsie molto profondi, l'ultima porzione della corsia può essere poco illuminata. E a livello di manutenzione, perché in qualche modo tutto ciò porta a bloccare per il cambio lampade, per la sostituzione del cambio lampade, appunto quella che è la corsia adiacente all'installazione del palo. Il rapporto a questo punto dell'altezza del mio palo è sempre maggiore rispetto a quella che è la larghezza della mia corsia. Le larghezze delle mie strade vanno sempre dai 7 metri, 10 metri, 10,5 metri, e i miei pali possono arrivare tranquillamente anche a 12 metri di altezza. Ecco che quindi ci troviamo in situazioni come questa, sempre in Spagna, oppure quello che potrebbe essere in America, considerate appunto queste sono le tipiche installazioni che vengono utilizzate nelle cosiddette superstrade, anche da noi in Italia. Proprio perché da noi in Italia non c'è l'utilizzo di quella che è l'illuminazione autostradale, tipica invece nei paesi scandinavi, quindi nei paesi nordici europei. Oggi fortunatamente poi anche l'illuminazione delle autostrade nordiche è stata in qualche modo spenta proprio per risparmio energetico, quindi a livello proprio di consumo si è preferito ridurre proprio lo studio illuminotecnico di queste zone. E per giungere a quella che possiamo definire l'installazione tipica cittadina, ossia la catenaria. Diverse sono le città italiane che presentano questa tipologia di illuminazione, soprattutto nell'ambito del centro storico. Quello che porta è l'uniformità. Ciò che comporta è una ridotta dispersione della luce, anche perché la tipologia di apparecchio in qualche modo risulta essere quasi un cappellone industriale, quindi con quello che è un diffusore che porta e apporta la luce là dove serve, quindi verso il basso. Gli svantaggi sono sempre l'installazione, perché logicamente il cambio lampada in questa situazione porta al blocco della circolazione stradale, quello che a livello di cablaggio, io alla fine ho una catenaria con il mio apparecchio, quindi il cablaggio o è posizionato nell'apparecchio stesso o altrimenti è posizionato ai lati della catenaria, e tutto quello che è appunto il costo della manutenzione. A livello di fascino, per alcuni nostri centri storici, comunque ha un suo perché, risulta essere perfettamente inserito all'interno del nostro contesto urbano. Anche qui l'illuminazione porta ad avere determinati rapporti che portano sempre ad avere l'installazione comunque del nostro apparecchio maggiore, altezza dell'installazione maggiore a quella che è la larghezza della strada, con strade logicamente leggermente inferiori a livello di larghezza rispetto a quelle che possono essere l'utilizzo delle installazioni o walk-in fronts o affacciate oppure centrali. Alcune situazioni, come per esempio in Finlandia, questa illuminazione, addirittura la catenaria, porta per ogni carreggiata, per ogni corsia, il suo apparecchio di illuminazione, per poi arrivare in situazioni come questa a Stoccarda, dove poi questa immagine mostra proprio la sostituzione, ancora non avvenuta totalmente, dell'apparecchio stradale. Da un lato abbiamo un'illuminazione con luce, definiamola fredda, o meglio luce bianca, e dall'altro invece ancora le lampade a sodio a bassa pressione. Quindi, volendo, anche io, automobilista, mi posso rendere conto nel passare da un tratto all'altro di questa strada quella che è la differenza di percezione dell'ostacolo stesso. Ecco quindi quello che è la conclusione di questo nostro incontro. La luce bianca, se è possibile riuscire oggi ad andare a utilizzare una luce bianca, bianca intesa una luce che in qualche modo abbia la giusta tonalità di colore con quella giusta resa cromatica che mi permetta sempre di andare a distinguere gli ostacoli che ho di fronte, sia a livello autostradale, quindi scusate, sia a livello automobilistico che a livello di pedone, quindi di cittadino,
anche a livello di sicurezza, il cosiddetto vandalismo, aiuta tantissimo l'illuminazione di una buona luce, la giusta luminanza o illuminamento per riuscire appunto a guidare per il meglio o passeggiare per il meglio, riuscire sempre comunque a non dimenticare mai quella che è l'argomento, quello che è il tema del risparmio energetico. Pensate che oggi potremmo andare a risparmiare appunto il 57% della bolletta elettrica comunale se le tecnologie obsolete e le armature stradali obsolete venissero sostituite con soluzioni all'avanguardia, quindi quella che è la nuova tecnologia. E poi anche a livello estetico la nostra città potrebbe in qualche modo essere rivalutata a tutti gli effetti, quindi non solamente illuminazione funzionale stradale, ma un'illuminazione funzionale stradale che apporta un beneficio a livello di bellezza della città per essere totalmente vissuta sia di giorno che di notte. Vi ringrazio, spero di essere riuscita in qualche modo a vedere con voi questo tema che andremo ad approfondire successivamente tra qualche webinar, come ho anticipato precedentemente, sulle normative, quindi riuscire a capire esattamente come lavorare con la normativa stradale, quindi come riuscire a identificare la strada e successivamente le diverse prestazioni illuminotecniche che questa strada ha. Se avete delle domande, siamo disponibili a rispondere. Altrimenti vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo quando state per uscire dall'evento, quindi dal webinar, se avete un attimo di tempo di darci un feedback riguardo al nostro incontro. Vi ringrazio tantissimo, buona giornata e ci incontriamo tra 3 settimane. Arrivederci.